Io sono velocità. Un vincitore, quattro perdenti. D'accordo, ci siamo. Signore e signori auto, benvenuti al Gran Prix di Radiator Springs! E caspita, sarà davvero una gara coi fiocchi! Guarda che tenute da corsa raffinate! Sì, molti familiari! E anche alcuni novellini! Magnifica giornata per bruciare l'asfalto della strada di un paesino, eh? E ovviamente c'è anche il mio migliore amico, l'auto da corsa più famosa di Radiator Springs, il signor Saeta McQueen! Quindi diamo inizio allo spettacolo! Saeta? Sei lì dentro? Saeta! Scala la marcia. Bandiera a scacchi. Saeta, svegliati. Che cosa? Ho vinto. Credo stessi sognando. Oh, sì, sognavo di fare una gara. Sai, me l'ero immaginato. No, non era una gara qualunque. Era il Grand Prix di Radiator Springs. E correvi anche tu, e Doc, e Carla Trezziera, il commentatore. Lo sai che cosa mi sembri? Che cosa? Mi sembri pronto per una gara. Oh, questo è sicuro. Beh, oggi è la giornata adatta. Doc ti sta cercando, vuole che tu lo raggiunga da Willy Butte. E ho visto delle auto nuove da Flo, forse sono dei tuoi fan in cerca di una gara? Wow, meglio darsi da fare. Ehi, ragazzo, sei pronto a gareggiare per la Piston Cup? Sì, si va in scena. Beh, l'hai detto, non appena ti sarai allenato un po'. È da un po' che te la stai prendendo comoda qui in città, quindi dobbiamo rimetterti in forma prima che inizi la stagione. E poi non è che chiunque abbia quattro ruote possa partecipare alla Piston Cup. Prima devi piazzarti in un certo numero di corse, giochi e competizioni per qualificarti. E poi potrai tornare tra i grandi. Allora che ne dici? Sei pronto per cominciare? Lo prendo come un sì. Sei un'auto da corsa americana molto stimata, Saeta McQueen, giusto? Ok. Splendido, che combinazione! Il mio collega Gerald e io speravamo di attirare la tua attenzione su una piccola escursione competitiva. Ma come parli? Parlo correttamente. Siamo venuti qui per dare a voi americani un'occasione. E voi, ragazzi? Anche noi siamo qui per una sfida. D'accordo, benvenuti. Più siamo, meglio è. Speravo che io e te potessimo andare a... Oh, sballo! Eccolo lì! È assolutamente lui! Ciao, Saeta! Ti ricordi di noi? Certo, chi potrebbe dimenticare... Sì, insomma, avete un'aria familiare. Si ricorda di noi! Allora, non mi presenti alle tue amiche? Sì, lei è... Sono Mia! Sono Tia! Siamo le sue fan più appassionate! Ok, wow, beh, che carino. Veramente? Speravamo che Saeta facesse un giro con noi? Veramente, signore, non credo che sia una buona idea. Aspetta, aspetta, io ho un'idea migliore. Ragazze, vi va una corsetta tra amiche? Tre giri. Chi vince fa un giro con Saeta. Oh, che forte, ci siamo, sì! Non hai bisogno di farlo. Non preoccuparti, mi fa bene muovermi. Vengo anch'io. Non posso partecipare a una gita tra ragazze. Allora, com'è andata? Una passeggiata. Davvero? E dai, le fan non reggono il confronto. Che mi dici del giretto? Certo, ti farò da dama.
Sei in ritardo. È un'ora che ti aspetto. Scusa. Già, il tempo vola. Mettiamoci al lavoro. Andiamo, Doc. Sono pronto. Sei sicuro? Ricordi ancora come comportarti sullo sterrato? Sì, sì, a destra per andare a sinistra. E stavolta non ci finiscono i cactus, vecchio mio. Bene, ora questo me lo devi dimostrare. Bella corsa! Ah, niente male. Quella pista ha soltanto due curve, però. Vediamo come te la cavi sulle strade di campagna. Io e te. Che cosa io? Contro il favoloso Hudson Hornet? No, contro il tuo caposquadra. Andiamo! Allora, come va? Va bene, ma spingi troppo sull'acceleratore. È troppo presto. Ehi, mi stai ascoltando? Che ci fa lui qui? Viene a vedere la concorrenza. Già, deve essere nervoso. No, solo furbo. Dovrei fare lo stesso con lui? Andare nella sua città, nascondermi e guardarlo provare? Se corri come muovi la bocca, la Piston Cup è sicuramente tua. Non ti preoccupare di lui, hai molto da fare, vi incontrerete presto. Ehi, Saetta, sei pronto per la prima grande gara della stagione? Sono pronto e pompato. A proposito di pompato, se Flo mi pompa ancora dell'altra benzina, credo che mi scoppierà il gancio del rimorchio. Meglio andare. Il car trip dall'autodromo di Palm Isle per l'inizio della sorprendente stagione della Piston Cup. La Piston Cup dell'anno scorso ha visto l'eterno perdente Chick Hicks finalmente al primo posto, ma poteva essere anche all'ultimo per come la vedono i fan. Questa stagione tutti gli occhi sono puntati su Saetta McQueen. Dopo la sua incredibile dimostrazione di sportività, molti di voi faranno il tifo per lui. Col ritiro di The King sarà Chick contro Saetta questa volta. E Chick non mollerà tanto facilmente il trofeo. Saetta McQueen, meglio che ti guardi le spalle. Ehi, Guido, tutto pronto? Pit stop, capo. Oh oh. Saetta! Ah, salveci. Guarda qua. Fai attenzione! E allora, sai che roba? Sai, ho pensato che volessi vedere bene il panorama. Capisci? Perché passerai molto tempo dietro di me. Durante la gara? Durante la gara io sarò davanti e tu sarai dietro di me. Nella gara! È colpa mia? Che cos'è? Che cos'è che non si capisce? Sei così determinato, Chick. È questo che mi piace. Ehi, tu! Torna al tuo box! Non infastidire il mio pilota. Peccato che il tuo capo non sarà sulla pista a badare al suo bambino. Vai, scusami. Ehi, cosa ti prende? Ti servono gomme nuove, sì? A me no, ma qualcun altro sì. A chi? Bene, allora gli venderò delle bellissime gomme bianche. Beh, ho visto dei copricerchioni e delle gomme lungo la strada fuori città. Gomme? Come per terra? Vuoi che dica a Carlo Attrezzi di raccogliertelo? Oh, no, Luigi fa da solo. Le mie povere gomme, abbandonate, sole, sporche. Luigi andrà subito a salvarlo! Ehi, Fillmore, che cosa cuoci? Un altro carico di bomba speciale, amico mio!
Wow, Fillmore, che cosa c'è dentro? È molto buona, eh? Io la chiamo succo vigoroso al superottano. Mi aiuterà ad andare più veloce. C'è solo un modo per scoprirlo, amico. A destra per andare a sinistra, giusto? Sì. Wow, intenso. Beh, credo che funzionerà più per te che per me. Ecco, tieni. Fai il pieno con questa, io te ne preparo dell'altra. È tutto gratis. Davvero? Grazie. Tremendamente vistosi, vero? Decisamente esagerati, è vero. Adorano la mia doratura. Ma perché dorati, mio caro ragazzo? Qui si tratta di vincere. Non puoi arrivare primo se non hai il look adatto. E come sai che ci sconfiggerai nella prossima gara? Facile. Vedo che hai dell'argento sui cerchioni. In questo ha ragione. Devi essere qui alle 10:00, soldato. Sergente, non sono un vero soldato. Ora lo sei, soldato. Attenti! Sì, signore. Non ti sento, McQueen. Sì, signore! Meglio. Doc ha detto che hai decisamente bisogno di un addestramento formale di fuoristrada. E dal tuo aspetto direi che ha proprio ragione. Sei nel mio esercito ora, figliolo, quindi mettiti giù sulle ruote e di addio all'asfalto. Muoversi! Vai, 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 vai! È troppo dura! Avanti, mammolette ciuccia benzina! So che avete tutti del vuoto! Non ho preso il mio caffè latte! Siete mai stati fuori strada? Voglio che entriate in quel fango, in mezzo alla polvere! Allora, il primo compito è completare questo percorso alla svelta ed evitare tutti gli ostacoli! Niente esitazioni! Fallire non è un'opzione! Nessuna esitazione, fatto. Non male. Ma ora il tracciato è diverso. Serviranno capacità diverse. Devi essere agile, in forma, atletico e adattabile. Hai letto la mia rassegna stampa, sergente? Però hai tralasciato bello, affascinante e veloce. Ok, vado. D'accordo, un'ultima prova ancora. E servirà tutta la tua forza e tutta la tua furbizia. Voglio cavalli motore, voglio concentrazione, voglio abilità, agilità e resistenza. Ah, voglio del refrigerante. Muoversi! Sembri surriscaldato, soldato McQueen. Sì. Sì. Non vuoi altro che un autolavaggio caldo, un po' di carburante fresco e un bel garage ombroso. Oh, sì, per favore. Beh, peccato. Invece ce ne andiamo a fare un giretto.
diventando il miglior pilota a retromarcia del mondo. L'hai visto in giro? Credi abbia tempo di darmi quella lezione di retromarcia che mi aveva promesso? Porca bomba, ce l'hai davanti! Ci sono certe regole quando guidi a retromarcia. La prima è che devi girare le gomme dietro come fossero quelle davanti, così, vedi? Poi quando hai preso un bel po' di velocità e vuoi andare a sinistra, devi solo voltare a destra, capito? Oh, credo di sì, a destra per andare a sinistra. Dove l'ho già sentito? Bella corsa! Pensi che ho imparato? Ma certo, signor signor Atterfass. Atterfass? Cos'è Atterfass? È il tuo nome al contrario, capito? Carlo Attrezzi, io non mi chiamo Saffretta. Tu non sei molto bravo a sillabare, vero? Cerchi il fresco, sceriffo? No, trasgressori. Già, anch'io detesto quei furfantelli. Ti si attaccano niente alla griglia. Niente auto che non rispettano i limiti di velocità, figliolo. Trasgressori, hai della sabbia nel serbatoio? Proprio tu dovresti sapere di che cosa parlo. Non molto tempo fa ho beccato una certa auto da corsa che andava come una freccia in città. Giusto, l'inseguimento. Non ricordi? Ti hanno aiutato. Aiutato? Non vorrai mica accusare un agente di polizia di imbrogliare, vero figliolo? Beh, avevo filospinato i cavi telefonici attorno al paraurti e la statua di Stanley mi ha rallentato un bel po'. Ah, stai cercando di farti dare una rivincita, vero? Sceriffo, no. Non farei mai una cosa simile. Ragazzo, raccolgo la sfida. Doc mi ha appena messo a punto e mi ha anche montato un turbo, capisci? Un momento. Non mi fermerai per eccesso di velocità per poi sbattermi al deposito, vero? No, signore. Non se vinci tu. Cosa credi di fare, figliolo? Perché? Ai poliziotti piacciono le ciambelle. Vattene di qui, prima che ti mandi a raccogliere cartacce sull'autostrada. Avanti, fammi una risata sulle ciambelle. Era molto divertente. Pirata della strada. Carlo Attrezzi, ti rendi conto che la maggioranza delle auto non lo fa apposta? Beh, devo allenarmi per la gara. Ora sono una vera auto da corsa. La corsa a rama secchio rugginoso, eh? Fammi indovinare, è un demolition derby. Sì, è la mia pista preferita, la migliore al mondo. È una tradizione di famiglia. Guarda, laggiù c'è mio cugino Tommy Joe. Novellino! Aio! Ma sei matto? Ah, ti ha solo dato una cofanata. È il suo modo di dire ciao. Salve! Mi è venuta un'idea. Saetta, ci aiuti ad allenarci per la nostra gara? No, credo che starò a guardare. Wow, Carlo Attrezzi, credevo che le mie corse fossero dure, ma hai perso un dente. Davvero? No, non avevo denti lì. Ehi, Saetta, ti ho vinto un regalo. Guarda qua. So che ti piace parecchio questa roba. Oh, grazie, Carlo Attrezzi. Senti, non dovevi farti pestare così solo per me, sai? Pestare? Mi sono divertito un sacco. E poi... a che servirebbero altrimenti i migliori amici? Ehi, tu sei Saetta McQueen? Io, siamo del Queens! Barry, sta calmo! Comunque, noi abbiamo un'opportunità per te. Ah, sì? Già! Ti credi la migliore auto da corsa in giro, ma se vuoi essere il migliore, devi prima battere i migliori.
Ragazzi! Immagino che quelli siete voi, vero? E c'è, non ci credi? Avanti, tipo tosto, ti metto a terra proprio qui, proprio adesso. Già, ti batte, ti stende proprio qui sulla strada. Vai! D'accordo, ragazzi, nessun problema, accetto l'opportunità. Al tuo via, amico. Il grande Mac mi guarda le spalle. Ehi, adesivi, pronto per quel giro che mi devi? Al cofano caldo? Certo, è un po' che non andiamo lassù. Bene, un bel giretto tranquillo, giusto? Oh, certamente, non mettiamo neanche la terza. Prima le signore. D'accordo, se lo dici tu. Ricordi la prima volta che siamo venuti qui? Sì, vuoi dire la prima volta che hai gareggiato con l'imbroglio? Non l'ho fatto, dai. Non lo scorderò mai. Io trovo il territorio americano così ricco di sfide. E voi? Ad ogni svolta una nuova e corroborante emozione, ad ogni distanza un pericoloso confronto. Non siete d'accordo, colleghi appassionati di corse? Vogliamo correre o no? D'accordo, è ora di un controllo. Senti la differenza coi nuovi cavalli, vero? Sì, Doc, questo miglioramento è fantastico. Bene. Allora fa vedere a questo vecchio pazzo nonnetto quello che sei capace di fare. Bloccato la caduta delle gomme, eh? E non urlare così, mi hai spaventato! Luigi, ehi là! Ah, salve, amico mio! Ehi, ci sono dei tizi in città che vogliono sfidarmi. Mi serve un nuovo treno di gomme, quindi vai! Vuoi quelle bianche, no? No, Luigi, non basteranno. Credo mi serva qualcosa di un po' più grosso. McQueen! Vieni qui! Ti spiaccico come una frittella! Non puoi nasconderti a noi! Oh, oh, oh. Ho io le gomme per te! Guido! Oh sì, le gomme le hai! Ma ce l'hai la forza mentale! Stai per scoprirlo. Gareggiamo! È stato buffo! Cosa hai detto, microbo di un carro attrezzi? Sai, da santo cielo, la gara è finita. Puoi smetterla di urlare adesso. Oh sì, certo. Certo, scusa. Ehi, Lizzie, che cos'hai lì? Oh, cartoline. Antiche per di più. Le colleziono da moltissimo tempo. Da tutti i luoghi lungo la Route 66.
Wow! Oh, guarda quella! Alcune di queste hanno 60 anni! Oh! Oh! È una tempesta! Non preoccuparti, le ritroverò. Non possono essere lontane. Vista? Ti avevo detto che le avrei ritrovate. Sì, ci sono tutte. Non crederesti mai a quanto erano finite lontano, quasi in fondo alla Route 66. Ma tu chi sei? Saeta McQueen. Ho trovato le tue cartoline. Oh, eccole qua. Le ho cercate dappertutto. Carla, attrezzi! Che c'è? Che succede? Chiamate la polizia! Oh, ehi, amico! Dai, andiamo a rovesciare trattori! Aspetta un attimo, vuoi andare a rovesciare trattori? Ma per favore, credevo avessi molta paura! Io? Paura dei trattori? No, paura di Frank! Nah, Frank è grosso, si muove lento! Io l'ho visto muoversi bello veloce! Se va a sinistra, io prendo a destra. Se taglia a destra, io filo a sinistra. Beh, allora d'accordo, sapientone. E se ci viene dritto addosso? Facile, corriamo. Sarà molto divertente. Ehi, guardate ragazzi, è il King della strada. Sì, più il McQueen della strada. Ehi, Chick, che ci fai qui, Ciccio? Volevo provare delle cose che ho imparato. Oh, sei tornato a scuola. Buon per te, Chick. Forse stavolta riesci a prendere il diploma. L'istruzione è importante. Ha ragione, sai. Ai! Sai, ci metto un sacco a lucidarmi il cofano e tu ci sbatti. Mi sbatte sul cofano, attento al cofano, ok? Ehi, signor istruito, sei pronto per una lezione? Ho dimenticato di dirtelo, Chick. Le strade di qui non sono come le piste a cui siamo abituati. No, hanno delle cose chiamate svolte a destra. Svolte a destra, e allora? Non era una vera corsa e non c'era nessuno a vederla o a guardarci, nessuno ci ha... Sai, quando un albero cade nella foresta e nessuno, sai, non si sente e qualcuno lo vede? O lo sente? Oh, è vero, dimenticavo! Ti piace perdere di fronte alla folla! Ci vediamo alla pista. Sì, sì, certo. Sì, ci vediamo! Se ci arrivi. Che cosa vorrà dire? Spiacente, capo. La strada è chiusa. A me sembra a posto. No, vuol dire che è chiusa per te. Che hai detto? Non ti sento. Ho detto che è chiusa per te. Come? Non sento niente. Ha detto di farti un giro. Oppure mi fai affetti a cubetti col tuo spoiler? Ehi, aspetta un... Facciamo così, subwoofer. Tre giri per sistemare la cosa. Io, te e i tuoi amici sgallettati. Quando vinco mi fai passare. E ci puoi mettere sopra anche uno dei serbatoi. Ti serve davvero tutta quella spinta? D'accordo. Forza, facciamolo. Bene, serbatoi. Avanti, ragazzi, non siate così duri con voi stessi. Insomma, dovete imparare a rilassarvi. Andate a fare un giretto. Non è finita qui, Meg. Andiamo, ragazzi. Tutti. Eccolo lì. Siamo pronti? Ah, si comincia. Ah!
mai. Bene, io ho fatto. Tocca a te, Wingo. Sto arrivando. Ho preso la roba. Sono Sceriffo, hai visto Mac? Ah, brutte notizie, figliolo. Ha chiamato ora. Andava a ovest, sulla statale, e una banda di furfanti ha rubato tutta la tua attrezzatura dal suo rimorchio. Lui sta bene? Sembrava un po' scosso, ma più che altro era molto dispiaciuto. Oh, per fortuna sta bene. Oh no, quella roba mi serve per la prossima gara. Pazzi delinquenti pirati della strada, ma se li acchiappo... Ora basta. Potete prendervela con me, ma non con i miei amici. Oh, cavolo, mi hai scassato il subwoofer! E guarda il mio spoiler, è incrinato! È una fortuna che il danno sia tutto qui, figliolo. Ma vedremo cosa da dire Doc Hudson in proposito. Non è stata una nostra idea. Già, ci ha pagati un'auto. Un'auto? Sì, un'auto verde da corsa. Non so, mi sembra che avesse i baffi. Ah, Chick. Bene, sono pronto. Andiamo a cercare Chick. Ehi, lo vedrai in pista, figliolo. Preparati per quel che verrà. Sì, sì, ora sto bene, Saetta. Tu hai riavuto la roba e Flo si è presa cura di me. Quindi, coraggio, ce ne andiamo verso la pista guidando tranquilli, tranquilli. Potremo anche metterci a cantare. Insettine, radiatore, zanzare, sul parabrezza. Zan zan zan, zaran zan zan. Ecco, ci siamo. Ci giochiamo tutte le biglie. Non lasciare che questa stupida storia di Chick ti disturbi. Concentrati e andrà bene. Sì, sì, bene. D'accordo. Andiamo a vincere la gara. Cosa c'è, tuono? Non ti aspettavi di vedermi qui? Come perderti la grande corsa? Non stavi pensando di ritirarti? Sai di che sto parlando, Chick. Per niente, veramente. Ho voglia di fare una bella corsa amichevole col mio amico Saetta, tutto qui. Solo una questione sportiva, non credi? Oh, ehi, come va, bello? Non ti avevo visto. Buona fortuna! Mancano pochi minuti all'annuncio ufficiale del vincitore di stasera, Saetta McQueen e Chick... Oh, ascolta bene. Hai avuto un colpo di fortuna, lo sai. Ehi, senti, Chick, la fortuna non c'entra niente. Ho vinto e l'ho meritato. Se devi abituarti a perdere, perché non farlo con grazia? Visto? Cambia argomento, cambia argomento. Cambiatore di argomenti. Non vuole ammettere che non saprebbe rifarlo. Ehi, aspettate, ragazzi, ha vinto la corsa. Le riprese lo dimostrano. Facciamo così, Chick, ti sfido di nuovo. Oh, sì, d'accordo, bene. Che ne dici di domani sera? E magari qui, domani sera qui! È incredibile! Saetta contro Chick in una sfida o la va o la spacca! Veramente, Darrell, ho qualcosa di meglio in mente. Il Grand Prix di Radiator Springs. Tre corse, una in ogni parte della Ornament Valley. E alla fine un'altra gara della Piston Cup. Possiamo farlo? Ora possiamo! Incredibile! Ci sarà una settimana di corse senza precedenti! Chick Hicks, accetti la sfida di Saetta? Sì, certo che accetto. Ehi, e mi raccomando, sintonizzatevi tutti per vedere me, Chickster, 86ster, vincere la Piston Cup. Sul serio, stavolta. Ehi, che cos'è quella lucina rossa intermittenza? Coso, guarda che sei in onda. Sono in TV! Devo chiamare i parenti! D'accordo. Ora fatti indietro, così possiamo iniziare. Oh, scusa,
Benvenuti nella graziosa cittadina di Radiator Springs. La mia città natale. Per la prima corsa del primo Grand Prix annuale di Radiator Springs. Sarà una corsa piena di azione. L'accesa rivalità tra Saetta McQueen e Chick Hicks è alle stelle. È quella brutta auto verde coi baffi, vero? Ehi! Chi sarebbe brutto? Sputacchiere. Le auto si stanno preparando sulla linea di partenza. Cavolo, credo proprio che qui ci sarà da divertirsi, sapete? Va bene, gente! Andiamo a correre! Benvenuti alla seconda corsa del Grand Prix di Radiator Springs. Siamo quassù sul bellissimo passo spoiler. Non so, qui le strade mi sembrano difficili. Che ne pensi? Senti, è da un bel po' di tempo che nessuno cade di sotto da queste strade. Credo. Tutto bene, Chick? Sì, tutto bene. Solo che, sai, non c'è campo quassù, tutto qui. Qui la linea di partenza della terza corsa del Grand Prix di Radiator Springs con Vince, che viene da lontano... dal Queens, è giusto? Sì. Ciao, mamma! E perché a Radiator Springs? Sei venuto fin qui per gareggiare contro Saetta McQueen? Conosciamo quel tipo, però sai, veramente siamo venuti qui per allenarci con Chick Hicks. Già, abbiamo pensato che se vuoi essere il migliore, sai, devi allenarti con un vero pilota professionista, qualcuno che possa vincere una... già. Ci siamo, Mac! Già. Ehi, ma che cos'hai? Oh, sai, è finita la stagione. Mi mancherà questo, tutto qui. Ah, dai, Mac. Lo sai che un campione deve ripresentarsi l'anno successivo per difendere il suo titolo, no? Io e te abbiamo ancora parecchia strada da fare, socio. Attenzione in pista, figliolo! E dai, Doc! Sono un veterano della strada ora. Un viaggiatore stagionato. Ti mancano sempre i fanali, però. Non preoccuparti, Doc. Ci penso io a lui. E se si incastra di nuovo? Non mi incastro di nuovo. Beh, se capita, sai che sarò lì ad aiutarti. Grazie, Carlattrezzi. Allora, dove andiamo adesso? Non lo so. Ovunque ci porti la strada, credo. Il paese è molto grande. Oh, quasi dimenticavo. Hai preso il tuo trofeo? Nah. Dov'è? Non preoccuparti, è in un ottimo posto.
Singapore, Miss Fans. Muy mal, tú. ¡Ah! ¡Mira por dónde vas! ¡Mira por dónde vas! ¡Ah! ¿Por qué no vas con cuidado? ¡Qué chao! ¡Mierda de fe! ¿Me has dado? ¡Cuidado! ¡Ve por tu perrito! ¡Rueda pinchada! ¡Rueda pinchada! ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡Oye, no! ¡Por aquí no! ¡Perdona! ¡Vas en dirección contraria! ¡Au! ¿Pero qué es esto? ¡Perdona! ¡Pero estás loco! ¡No me lo puedo creer! ¡Eh! ¿Qué hace este? ¡Ah! ¡Cuidado, colega! ¡Ni siquiera soy fan tuyo! ¡Vas en dirección contraria! ¡Oye, no! ¡Oye! ¡Perdona! ¡Eh! ¡Wow! ¡Ah! ¡Un coche! ¡Wow! A ver si reduces un poco, pero ¿será posible? ¡Me han dado! ¡Me has dado! ¡Aparta de ahí! ¿Dónde te han dado? ¡Qué daño! ¡Cuidado! ¡Ve por tu carril! A ver si reduces un poco. ¡Eres un coche idiota! ¡Más que idiota! ¿Pero qué es esto? ¡No me lo puedo creer! ¿Qué viene eso? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás mal de la cabeza? ¿Qué te pasa? ¿Estás mal de la cabeza? ¿Pero qué es esto? ¡Cachao! ¡Se te están ablandando los cereales! ¡Oh! ¡Oh! ¡Diagnóstico grave! Voy a llevar al hospital. Voy a practicar cirugía. ¡Se te va a quemar la tostada! ¡Qué cuidado, señor Bólido! ¿Pero qué es esto? ¡Cuidado!
Es hora de dormir. Qué bonito. ¿Dónde vas? ¡Cuidado! ¡Ve por tu carril! Yo ya estoy. ¡Te toca, Wiggo! ¡Ya voy! ¡Eh! ¡Más te vale tener seguro! ¿Estás mal de la cabeza? ¡Eh! ¡Mira por dónde vas! ¡Cuidado! ¡Pero bueno! ¡Me lo voy a llevar todo! ¡Menudo soy! Por las señoritas. Por las señoritas. ¡Cachao! ¡Bárbaro! Thank you.
ciao! Ciao! ¿Malo yo? Malísimo. ¿Malo yo? Malísimo. ¡Cachao! ¿Malo yo? Malísimo. ¡Chao! Una por las señoritas. ¡Chao! Oye, ¿qué queréis que os diga? ¿Estoy destinado a ganar? Estás pidiendo un tratamiento de choque. ¡Te batiré como a huevos de tortilla! ¡Te voy a convertir en huevos revueltos! ¡Uf! ¿Ha quedado clarito ya? ¡Au! ¡Au! Una por mis fans. Voy a comer con cereales. ¿Y tú? ¡Qué chao! ¡Qué chao! Voy a hacer picadillo para salpicar. ¡Te voy a convertir en huevos revueltos! ¡Au! ¡Ah! ¡Qué chau! ¡Te echaré en el súper! ¡Toma! Llega el Rayo McQueen, se está quitando a todos de en medio.
Ciao! Martin sta a punto di fare una jugada maestra! Increíble! Ven come si avanza la sua base! Casi parece che lo stanno dicendo! Pase, por favor! Oye, hagas eso! Un consejo para Rayo McQueen! Tú a lo tuyo, cuida la revancha e intenta ganar posiciones! Una por mis fans. Hay cosas que parecen más pequeñas en el reloj. Voy.
salir un competidor para el trono. Pero lo único que consigue
lo es todo. Chao. Oye, la cuida está sudando tinta para conservar su posición. Venga, no seas así. Aquí llega Rayo McQueen. Se está quitando a todos de en medio. Espera, espera. A mí no me pasan estas cosas. ¿Ha quedado clarito ya? El número 95 está teniendo problemas. Se está quedando rezagado. McQueen está hoy soberbio. No hay más que ver su determinación. Oye, ¿qué? ¡Au! ¡Au! Ahora sí que me... ¡Oh! Toma. ¡Au! ¿Y tú de dónde sal? ¡Estas cosas no me pasan a mí! ¿Y tú de dónde sales? ¡Eso no te lo perdono! ¡Diagnóstico para el arrastre! ¡Cachau! Voy a practicar cirugía contigo. Uf. ¡Cachau! ¿Quieres un consejo médico? ¡Cachau! ¡Estás! ¡Oh! ¡Chao! ¡Toma! ¡Uf! ¿Malo yo? Malísimo. Que tengas un buen seguro. Ahora sí que me he enfadado. Te voy a matar, huevos revuelto. We'll be right back.
se me está dando mal. Esto le llamo. Don Hudson está en racha. Perdón. Don Hudson pierde un puesto. ¡Ey! ¡Déjate de mí! ¡Santo cielo! Es obvio que Don Hudson se lo está pasando en grande en la pista. Don Hudson está en racha. Y ahí va Don Hudson, rizando el rizo. A pesar de llevar tanto tiempo sin correr, Don está en plena forma. El motor se va a resentir con eso. ¿Necesitas ir a la autoescuela? Tranquilo y sereno, da gusto ver a Don. A pesar de llevar tanto tiempo sin correr, Doc está en plena forma. Doc se ha puesto en cabeza un movimiento clásico de un coche clásico. ¡Toma! Parece que Doc Paxo está atascado. Doc ha encontrado un hueco y se ha colado. Sereno, da gusto ver a Doc. Parece que Doc Paxton está atascado. Doc ha encontrado un hueco y se ha colado. Como pises mucho más, se te van a fundir las bielas. Doc Paxton pierde la primera posición. Veamos cómo reacciona este gran veterano. Ve por la carretera, que para eso está. Ve por la carretera, que para eso está. ¡Eh! Tranquilo y sereno, da gusto ver a Doc. ¡Santo cielo! Es obvio que Doc Hudson se lo está pasando en grande en la pista. El motor se va a resentir con eso. A ese sinazo. Doc Hudson pierde el liderazgo. Va a necesitar un buen impulso para recuperarlo. Voy a hacer como si no hubiera ocurrido. Doc Hudson pierde un puesto. Si te enteras. Doc Hudson va un pelín rezagado.